il mio talk di questa sera è un talk abbastanza alternativo, ma sì, è una passione che ormai mi è venuta un paio di anni fa e questo forse è il posto giusto dove potete apprezzare anche cose così matte. Allora, parleremo appunto di formiche e di come alcune specie di formiche siano veramente hackerabili. Allora, vorrei iniziare dicendo questo, cioè, chi non ha passato l'infanzia a torturare le formiche? Ci sono mille modi per torturare, io stesso le ho legate con l'acqua, le ho bruciate col fuoco, con la bomboletta di deodorante, ci ho messo il detersivo, ci ho messo il DDT, cioè, chi più ne ha più ne metta. E c'è qualche più artista che si nasconde dietro l'arte per trucidarle in peggior modo, cioè buttando dentro alluminio fuso nelle loro tane. Però le formiche, sì, ecco, forse se conosciute un po' meglio possono dare qualche divertimento oltre all'ucciderle in modi brutti. Allora, ho fatto una ricerca su Google Trends per vedere how to kill ants, come va la ricerca di questa frase, e le formiche ci stanno sempre sul cazzo, ma particolarmente d'estate. Cioè d'estate proprio abbiamo proprio i picchi sui mesi estivi dove ci stanno veramente tanto sul cazzo. E tutte le ricerche correlate sono di antiparassitari, cose bruttissime. Sì, che poi tra l'altro molti veleni delle formiche sono cattivissimi perché attaccano proprio il come loro si trasmettono i segnali cerebrali, cioè per quello che hanno di cervello, e quindi muoiono proprio male. Quindi che lo sappiatelo così. Allora, cioè, però ci sono dei motivi per cui, oltre a trucidare le formiche, potremmo anche allevarle. Allora, beh, vi ho elencato alcuni motivi. Allora, allevare formiche non è come allevare cavallette. Cioè, le cavallette, ogni individuo è singolo, fa le cose sue, e buono. Ma le formiche hanno una struttura interna sociale che può essere interessante, sono definiti eusociali per determinati motivi, che dopo spiegherò. È molto facile perché si inizia con poco, costa molto poco, basta poco spazio, farà felici i vostri genitori / moglie, molto, e costa poco perché, quattro pezzi di cemento, un sacchetto di gesso al bricco, dopo scemenze. E appunto dopo parlerò di perché sono anche hackerabili sotto alcune condizioni. E poi, assurdamente, c'è un forum con molte persone attive in Italia, ed è penso uno dei più grandi al mondo, di gente che alleva formiche. Quindi se volete affermare formiche, dovete essere fieri di essere italiani, a quanto pare. C'è qualche motivo, c'è. Allora, parlavamo prima di eusocialità, cioè cos'è questa parola? Allora, le formiche e altri insetti, ad esempio questi qua sono gli insetti eusociali, ci sono le formiche, le api, le termiti e quelle bastarde delle vespe, anche loro. Allora, cosa di particolare è questa struttura sociale? Allora, c'è una cura della prole cooperativa, cioè vanno dietro ai figli anche di quegli altri, che è una cosa particolarmente, c'è una cosa un po' particolare nel regno animale. E poi, ancora più strano, è che vivono in gruppo, eccolo qua, e vivono in gruppo dove solo alcuni si riproducono e gli altri no. Gli altri badano, prendono a mangiare e badano i figli di quegli altri. C'è una suddivisione dei compiti, cioè ci sono degli individui che fanno certe cose, ci sono le formiche operaie che fanno le operaie, portano avanti il cibo, nutrono le larve, oppure ci possono essere le formiche soldato che possono avere diversi compiti dipendente dalla specie, alcune servono a tritare i semi, altre a combattere i nemici, soldato. E la cosa interessante è che l'evoluzione ha portato delle modifiche morfologiche a queste diverse caste, dove una formica appartenente a una casta non può più fare quello che fa una formica appartenente a un'altra casta. E questa è una delle cose essenziali di questa definizione. C'è una cosa molto interessante, che c'è una struttura uguale, cioè noi pensiamo solo negli insetti, ma anche nelle talpe. C'è una specie di talpe che ha la madre talpa, che è quella che si riproduce, e gli altri no. Molto interessante. Le formiche hanno un ciclo vitale particolare, non è che tipo le formiche nascono da un buco, nascono formiche e boom. Cioè, hanno un certo ciclo, partono dalle uova che sono deposte dalla formica regina, le uova diventano larve, le larve pupe. In questo passaggio, dipendentemente da qualcosa, di come cosa mangiano e come sono trattate, possono diventare formiche operaio, maschi, regine, oppure anche formiche soldato in alcune specie. Più o meno, ecco qua abbiamo un giorno. Più o meno da uovo a formica ci passano 30 giorni. Qua potete vedere le varie fasi.
questo è una larva, non c'è l'uovo, questa è una larva più grande, una larva ancora più grande, una pupa e una formica, va bene. Allora, per iniziare a fare un formicaio, come si inizia? Bisogna prima trovare una formica regina. E come si trova una formica regina? Bisogna trovare il periodo giusto. In questo forum italiano c'è una bellissima tabella con le varie specie. Vabbè, ho preso le più specie che si trovano qua di noi. Allora, mi piace questa formica qua. La posso trovare qui, ok, so più o meno quanto è grande. C'è il periodo in cui sciama. Quindi io queste formiche regine le trovo in questo periodo. Quindi vado in giro, trovo delle bestie alate, non le ammazzo tutte pensando che siano delle zanzare, le guardo prima un attimo, se sono zanzare le ammazzo, se sono regine le metto in una scatola. Quindi questo è il modo in cui si inizia. Allora, come le posso riconoscere? È così. Allora, qui c'è una mini how to riconoscere le formiche regine. Allora, alle ali, cioè, trovo una bestia, alle ali. Vabbè, presupponiamo che sia una formica questa bestia. Alle ali, allora, può essere una regina o un maschio. Allora, ci sono delle piccole differenze tra i due, vabbè, dopo un po' si fa l'occhio, si sta poco. All'inizio è un po' difficile, ma comunque potete mettere in provetta tutti, tanto i maschi dopo un po' muoiono. E boh. Cioè, se muore era probabilmente un maschio e dopo un po' si impara. Comunque, diciamolo lo stesso, potrebbe non essere fecondata se ha ancora le ali. Vabbè, parliamo prima di questo. Allora, se ne trovo due con le ali nello stesso periodo, nello stesso posto, e una è grande e una è piccola, quella piccola è il maschio, quella grande è la regina, quindi prendo quella grande. Generalmente hanno la testa più grande, hanno il gastro, che è il culo, più grosso, che devono fare le uova. Vabbè, il problema che io la trovo con le ali potrebbe essere che non sia fecondata. Quindi la trovo, la metto in una provetta, nonostante è una formica regina, non fa niente, vive lì un anno senza fare niente. Okay. Perché le formiche regine, dopo un po', quando sono fecondate, perdono le ali. Quindi può essere che io la trovi quando non ha le ali. Quindi non ha le ali, può essere una regina, un'operaia o un soldato. Adesso anche qua, se trovo tante formiche, tutte piccole, ne trovo una molto più grande nello stesso posto, probabilmente quella grande è la regina. Vabbè, ma dopo un po' si fa l'occhio. Allora, qui abbiamo un po' di foto, appunto, per riconoscere... Allora, un attimo, adesso che ora è? Boh, sono le 11 passate, non siamo più in fascia protetta e possiamo prenderci quella integrale. Se nessuno si sconvolge... Comunque, vedete la differenza di dimensioni, questo è il maschio, è molto piccolo, vabbè. Allora, quello che dicevo prima, se una formica, la regina, la trovo senza ali, il modo per riconoscerla è questo. Cioè, la formica regina rispetto a un'altra formica, generalmente ha un torace molto più massiccio. E a queste, che sono le cicatrici alari, perché lei all'inizio aveva le ali, le ha perse, però le rimangono queste cicatrici. Quindi se io trovo una formica con una, boh, non so, con una lente a casa, la guardate bene, e a queste, allora è una regina. E senza ali, quindi è fecondata, quindi è la formica giusta, che fa per voi. Allora, quindi trovo la mia formica regina, cosa ne faccio? Allora, quello che serve adesso è una provetta. Di solito c'è... Se andate a comprarle, le trovate, sono belle quelle di vetro molto trasparenti, di un gran diametro, e boh. Se no, si va in farmacia a prendere quelle per le urine, che fanno schifo, sono opache, ma costano poco e vanno bene lo stesso. Allora, come si prepara la provetta per la regina? Allora, ci va, non si vede niente, ma alla fine ci mettete dell'acqua dentro. Ci ficcate dentro un tappo di cotone, fino in fondo, per lasciare, diciamo, questa camera d'acqua, che questa serve alla regina perché ha bisogno di un ambiente umido, ci mettete dentro la regina e poi ci mettete da sopra il cotone. Finito, quindi costa poco, potete metterla dentro un cassetto e dimenticarvene. Perché per la maggior parte di formiche che troviamo da noi abbiamo un tipo di fondazione claustrale, cioè la formica da sola, senza mangiare, depone le sue uova e mangia soltanto quando nascono le prime operaie, che spesso appunto può passare un mese, due mesi. Quindi per questi due mesi la regina non mangia. Per altre specie però dovreste capire di che specie la regina, non è proprio una cosa facile, sarebbe da dare qualcosa da mangiare, ma comunque al 90% non serve. A un certo punto vedrete che nascono le prime operaie, allora le potete nutrire. Cosa si possono dare da mangiare alle formiche? Allora potete dare del miele, dello zucchero di canna, dei biscotti. E attenzione, un'altra cosa, io ho notato che le formiche a casa mia mangiano di tutto, cioè quelle che non ho io. Se le trovo in giro, mi cade un biscotto, mangiano il biscotto. Se glielo do io, non lo mangiano. Sì, ecco, sì. Così.
di proteine ci possono dare insetti, le zanzare, quindi avete un motivo per ammazzare le zanzare e tenerle. E poi che bella morte non è, ce l'ammazzate e poi la fate divorare da un altro insetto, quello che si merita. Le uova e anche le vespe potete dargli. Uova, prosciutto, vabbè, tonno, un po' di tutto. Salame. Anche salame. Allora poi appunto, bon, avete questa formica nella proveta, dopo un po' sono nate le prime operaie, quando le operaie iniziano a essere tantine, tipo una cinquantina, bisogna trovarci un'occupazione un po' migliore che in una provetta. Allora, ci sono i formicai artificiali, a chi potete costruire voi. Il formicaio artificiale è diviso in due parti. C'è il formicaio vero e proprio, che è praticamente la parte che generalmente sta sottoterra dove loro vivono. E quindi, se potete vedere, è quello là a destra, dopo in caso lo faccio vedere meglio. E poi c'è una parte di arena, che è quello che dovrebbe essere il vostro giardino, quindi una parte dove loro possono andare in giro e trovare il cibo. E queste due cose di solito sono collegate da un tubo. Ad esempio, questo qua è un formicaio in gesso, come quello più piccolo che vedete là, vabbè, dopo in caso ve lo faccio vedere meglio. È molto semplice da fare, basta un barattolo, comprare un sacco di gesso dal bricco, e poi con un cacciavite, quando non è ancora completamente duro, fare un po' di buchi e boh. Di solito si lascia appunto uno spazio sotto che viene riempito d'acqua con un piede di gesso, in maniera tale da tenere sempre il gesso abbastanza umido, che alle formiche piace vivere in un ambiente umido. Se no, come alternativa abbiamo il formicaio in gasbeton, questi qua sono delle mattonelle che si trovano dai venditori di materiale edilizio, costano un paio di euro, li grattate con un cacciavite, un pomeriggio a fare questa grattata. E bon, questa è ecco un esempio di arena che ho messo un po' di cactus, un po' di sabbia collegato con un tubo di qua. Ah, questo qua c'erano dentro le formiche, ce l'ho lì, ma sono morte tutte, quindi per vostra fortuna ho potuto portarlo. Adesso posso parlare della parte di biohacking, cioè il vero motivo per cui si può parlare di formiche all'esche. Allora, di una delle specie di formiche che ho io, che poi ne ho portato una provetta con un po' di formiche, dove posso farvele vedere, c'è il genere Feidole, che è un genere particolare di formiche, e in Italia c'è una specie di questa formica. Oltre alle formiche regine e quelle operaio, potete vedere che anche le soldato. Ok, esistono 1100 specie di questo genere. E su 1100, soltanto 8, oltre alle soldato normale, producono queste altre formiche, che sono delle super soldato. Ok, anche gli scienziati si sono chiesti, ma perché su 1100 specie soltanto 8 producono queste formiche? È saltato fuori che sulle altre specie, almeno sulla maggior parte delle altre specie, il gene di queste formiche c'è ancora. Però le formiche non fanno quello che dovrebbero fare per risvegliarlo. Quindi loro hanno la capacità di fare questi super soldato, però non lo fanno, hanno perso l'abilità di farlo. Ma usando un ferormone possiamo stimolarle a fare queste super soldato. E la cosa bella è che c'è un prodotto chimico che mima questo ferormone. Viene utilizzato come insetticida e si compra su eBay. Quindi con 53 dollari potete... Non so cosa dite al doganiere quando vi porta una bottiglia di questa cosa, però si trova. Io non ho ancora avuto il tempo di comprarlo, ma lo farò sicuramente. E quindi come funziona la storia? Praticamente, quando la formica depone un uovo e poi da uovo diventa larva, c'è un primo switch biologico, perché ovviamente, perché formiche regine, operaie, soldato hanno tutte lo stesso DNA, ma hanno dei geni che possono essere stimolati oppure no e producono delle differenze morfologiche. Se noi... Allora, c'è un primo switch che decide se la larva diventa formica regina oppure altro. E questo glielo lasciamo fare. E c'è un secondo switch che decide se diventare soldato o operaia. Se noi tra questi due switch, appunto, somministriamo questa cosa, possiamo ottenere praticamente che invece di scegliere tra questi due normali switch, passata una certa soglia, risvegliamo lo switch del super soldato. Quindi sono riusciti in laboratorio a ottenere da delle specie che non potevano più farlo, appunto questa forma dimenticata e non più utile dal punto di vista evolutivo. E secondo me questa è una cosa molto interessante. Basta. Questa era per farti gli altri. Se avete domande, curiosità, dopo, ecco, se siete curiosi, dopo venite da me, ho una scatola con dentro le provette con le regine e potete vederle. Le super soldato combattono?
diciamo che lo scopo delle super soldato era avere la testa molto grande, e se vedete hanno la testa molto grande, il loro scopo era quello di tappare l'ingresso al formicaio. Infatti tutte le specie che le hanno perse, perché quando arrivano i cattivi loro smammano. Invece quelle che hanno tenuto queste stanno lì e tappano i buchi e aspettano. Quindi sì. Ma quindi noi possiamo creare delle super soldato e magari iniziare dei combattimenti clandestini di formiche super soldato. Allora, io una volta le ho tutte sopra un tavolo le provette, ok? E ne avevo una che per sbaglio ho aperto, erano uscite delle formiche, e l'ho lasciata aperta perché dopo un po' tornano dentro. Dimenticandomi di questo, ho fatto altre cose su un'altra provetta e fatto sta che anche un'altra provetta è rimasta aperta. Io sono andato in un'altra stanza dicendo, vabbè, adesso fra un po' torno a vedere com'è la situazione. Sono tornato di là e ho trovato il macello di formiche morte ovunque, perché si sono massacrate brutalmente. Quindi, però io non ho potuto assistere a questo massacro, quindi è stato un po' inutile. Però io metterei che tra gli scopi di allevare formiche potrebbe essere quello di organizzare scommesse e combattimenti. Perché no? Prego. Dentro la provetta, prima di fare la migrazione, a quante formiche arrivi? Questa è la prima domanda. Sì? La seconda, una volta messe in sede nel labirinto di gesso, sì? Come lo isoli dall'esterno? Ah, belle domande. E la terza, ho visto quella mattonella là, sì. Non ha le gallerie un po' troppo larghe per le formiche? Sì, ho sbagliato io a farla, è che avevo il cacciavite con la punta larga e quella larghezza ho fatto. Ne farò un altro meglio. Per le altre domande, allora, quante formiche arrivano dipende, cioè se sono formiche nella provetta, sì, se sono molto piccole io aspetterei anche un centinaio di operaie, se sono grandine una cinquantina. E per non farle scappare, allora ci sono diversi modi, di solito ungono le pareti del contenitore con olio di vaselina, grasso di vaselina, varie misture tra le due. Io ho trovato in ferramenta il Teflon spray secco che funziona benissimo, però dopo 2 mesi mi sono morte tutte le formiche. Quindi cioè, bisognerebbe provarlo altre volte prima, non lo consiglio ancora. Scusa, la quarta. Ok, 50 formiche nella provetta tappata col cotone. Col cotone. E devi star là a togliere il cotone, dargli la bestia morta alla vespa e richiuderlo. Sì, infatti dopo che quando sono 50 perché inizia a essere difficoltosa la cosa. Sì, 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 è vero. Infatti le mie non gli do più da mangiare, no. Quasi, cioè glielo do meno spesso e comunque devo spostarle, sì, perché dopo un certo momento sono talmente tante che nel momento in cui apri ne vengono fuori di sicuro. Allora, se ne vengono fuori 3-4, le lascio fuori, le ammazzo e bon. No, cioè sono dei pochi che muoiono per il bene comune. E se ne escono tantissime, lì o le lasci lì e speri che rientrino, oppure le ammazzi tutte, o sì, quelle sono le alternative. Prego. Ah sì, poi comunque volevo dire che non sono un biologo, quindi le cose che ho detto potrebbero benissimo non essere accurate al 100%. Disclaimer. Ok. È possibile pistolare a livello di algoritmi distribuiti che usano le formiche, tipo i percorsi feromonali che usano per andare in giro, fare delle aree dove non devono andare, delle strade dove farle, sì, andare? Sì, sicuramente, però se il bello di quello che dicevo su biohacking è che diciamo che un prodotto chimico che mima quel ferormone, fortunatamente è usato come insetticida biologico e quindi si riesce a trovare. Adesso questo ferormone che usano loro per ad esempio dire che c'è cibo, cioè non so se si riesce a comprare a un prezzo accettabile. Ah sì, poi non l'ho detto, quell'altro diciamo ferormone che si trova come insetticida è perché è un ferormone che impedisce alla larva di diventare pupa, quindi se io lo do agli insetti che mangiano la mia insalata non diventano, rimangono allo stato di pupa, sì, di larva, e poi muoiono. Quindi diciamo li uccido ma senza avvelenare tutto, quindi per questo è biologico.
Esattamente. Sì, tanto loro la salata non credo la mangino. Beh, magari sì. Se ti interessano le lotte di insetti, c'è un bellissimo sito, almeno c'era perché è stato tolto da qualche anno, japanesebugfights.com, che è bellissimo. Sì, ho visto quelli dei ragni io. Ma tipo è la telecronaca sulle lotte di insetti illegali in Giappone. Sapevo io che c'era mercato, sapevo. È bellissimo, japanesebugfights.com, però dovete andare su Vimeo perché hanno tolto tutti i video perché erano illegali. E ci sono tipo 3 stagioni, sono bellissime, sono veramente belle. No, e il sito vecchio era meglio. Sono su Vimeo, andare su Vimeo, sono bellissime. Vabbè, il prossimo anno all'ESC lo organizziamo allora. Sì, facciamo tipo gli scarabei contro le vespe, così. Beh. Se non ci sono altre domande, beh, finiamo qua allora. Allora, dopo vi faccio vedere le provette con le formiche, se volete vederle. Boh. Grazie.